E anche stamattina siamo insieme per condividere un pezzo della parola del Signore, che è il nostro cibo. Un po' alla volta vedrete che cresciamo e non è mai troppo tardi per fare passi di obbedienza verso Dio. Sì. Fare proprio avvicinarsi man mano che comprendiamo. Stamattina guardiamo insieme le difficoltà che avevano i discepoli sono le stesse che abbiamo noi, perché erano prese da tante cose e non riuscivano bene a capire ancora chi era Gesù. Tanto vero che ora vedremo insieme che dopo che tutto era concluso decisero di andarsene a pescare. Vedete, tre anni persi, perché dava l'impressione che il tutto era finito. Ma non è così. Forse tu ti trovi nella stessa condizione, sentivi la presenza del Signore, gli stavi vicino, vivevi una vita esuberante della sua presenza, poi pian piano te ne sei, te ne sei ritornato nella tua barca. Ma stamattina il Signore ci ha dato un messaggio speciale per dire: guarda, che non, con me non finisce mai. Come se cammini con me. Continui a camminare non sulle onde delle difficoltà ma sulle onde dei miracoli quando tu cammini con me. Guardiamo insieme che cosa dice la scrittura. Cosa fare prima quando cominciamo a camminare col Signore? Essere presenti. Dobbiamo mantenere quell'attitudine di presenza continua perché questo è un cammino fatto di adorazione e richiede del tempo. Questo tempo viene ben compensato perché nell'adorazione il Signore partecipa alla sua presenza, ci conferma e una volta che ci ha confermato continua a confermare ogni giorno la parola, la parola che riceviamo e la parola che trasmettiamo perché è un avere e dare, un avere e dare. E così funziona bene. C'è una circolazione che continua, è come la circolazione del sangue. Se tu lo stringi, lo fermi, muori. Guardiamo insieme. In, eh, leggiamo insieme in Matteo capitolo 28, dal verso 18 al verso 20. E Gesù accostatosi loro parlò dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque a maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ascoltato. Hanno capito, Gesù gli ha detto che era sempre con loro, la garanzia era lì, ma guardate che cosa succede dopo. Succede quello che succede spesso a noi. Cioè, io sarò sempre con voi, non vi preoccupate, vi accompagno, tanto avete capito chi sono, ma non avevano capito chi era. Guardiamo insieme. Quando arriviamo nel verso 28, nel capitolo 28, verso 17, il Signore gli era apparso più volte e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono, ma che strano che siamo noi. Gesù si presenta, lo vedono, ladorano. E qualcuno in mezzo a loro dubitavano di questa cosa. Perché? Guardiamo insieme, questo è importante di sapere, abbiamo detto che se siamo presenti e costanti il filo non si rompe. Se facciamo anni vieni, oggi di più, domani di meno, alla fine ci accorgiamo che qualcosa ci viene a mancare. Vediamo che vuol dire, alcuni però dubitarono, perché se lo leggiamo solo così, noi ci troviamo in una difficoltà, come adorano Gesù, lo vedono, lo toccano, poi dubitano, ma perché? Come si può dubitare la presenza di Gesù Cristo? Si può dubitare se si è presentato in un modo? Chi era che dubitava? Guardiamolo come dice in Giovanni, capitolo 20, dal verso 24 al verso 29. Così abbiamo un quadro chiaro. Ortoma detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando, quando venne Gesù. Cominciamo a capire perché. Altri, gli altri discepoli, dunque, gli dissero: Abbiamo veduto il Signore, ma Egli disse loro: Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Fermati un attimo, al 25. Dobbiamo sapere una cosa, che per quando noi abbiamo fiducia della testimonianza di tutti i credenti e della sacra scrittura, quello che più resta saldo nel nostro cuore per poter essere dei credenti sono le testimonianze personali, quelle che noi facciamo perché le altre non trovano molto spazio. Guardiamolo insieme un'altra volta. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo veduto il Signore, ma egli disse loro, se io non vedo, guardiamolo nel contesto. Erano stati insieme tre anni, avevano disciplinato la loro vita, sapeva, questo discepolo che poteva tener fiducia di quello che dicevano i suoi colleghi perché li conosceva bene, avrebbe potuto fidarsi, ma guardate come siamo noi. Molte volte ci sono delle sorelle che sembrano semplici, fratelli che sembrano semplici, ci parlano di testimonianze che noi li ascoltiamo. E dà l'impressione che non è vero, non ci crediamo. Se tu sei poco poco più che resti vicino al Signore, ti accorgi che nella stessa Chiesa, quando tu testimoni di quello che fa il Signore nella tua vita, gli altri ti guardano come una persona un poco strana. Se tu, per esempio, sei battezzato nello Spirito Santo e dai qualche lode in più qualche grido in più qualche eh, qualche poco di movimento o fermentazione spirituale o che il signore ti rivela qualcosa sai che cosa siamo noi uguali 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 a questo discepolo egli non era presente non era presente ma non era presente nell'adorazione così come erano quelli che c'erano. Dobbiamo stare attenti. Gli altri discepoli dunque gli dissero abbiamo veduto il Signore. Ma egli disse loro se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Vedete, anche in mezzo a noi, Esiste il dubbio e l'incredulità, ma questo accade sempre più sovente. Sapete a chi? Torna indietro al verso 24. Toma, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Quando ci sono delle manifestazioni e che il Signore fa realizzare nella vita di coloro che sono perseveranti, c'è una grande differenza anche in mezzo ai discepoli. Non è che si dice ma sta sorella la vedo consacrata, la dimostrazione della consacrazione di chi testimonia, si nota perché la maggioranza delle volte, sai qual è la difficoltà, che chi vive una vita cristiana disordinata e non può riuscire mai a comprendere come il Signore parla e quanto è vero quando Egli opera. E poi che cosa succede? Succede quello che è successo qui. Alcuni credono. E gli altri dubitano, abbiamo letto, dubitarono perché non erano presenti. Abbiamo letto in Matteo capitolo 28 verso 17, dice, alcuni dubitarono. Parla in genere, parla della manifestazione della presenza di Gesù, ma poi ci mette, alcuni dubitarono. Abbiamo capito perché dubitarono. Perché, quando noi rallentiamo, già abbiamo anche noi la difficoltà. Ed ora guardiamo qualcosa. Quanto è, è delicata questa opera spirituale che va seguita. Perché è vero che Toma non c'era e dubitava, ma più avanti guardiamo insieme anche gli altri quali sono le difficoltà che hanno. Continuo col verso 26 adesso. e arriviamo al 29. E otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Toma questa volta era con loro. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Toma, porgi qua il dito e vedi le mie mani. Gesù sa tutto non avevano avuto incontro i discepoli per dire Toma ha detto così, questa è una garanzia per te e per me, possiamo andare tranquilli che lui non ha perso il controllo di niente. E porgi la mano, cosa aveva chiesto Toma? Quello gli ripete Gesù, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente andiamo avanti ancora Toma gli rispose e disse signor mio e Dio mio in questo caso lo riconobbe come padrone signor vuol dire padrone e Dio lo riconobbe come Dio andiamo avanti al 29 Gesù gli disse perché mi hai veduto tu hai creduto beati quelli che non han veduto e hanno creduto e qui sembra che abbiamo risolto il problema ma camminare con Gesù bisogna starci vicino bisogna seguirlo e seguirlo col cuore in adorazione e in servizio perché se no guardiamo cosa succede andiamo avanti nel capitolo 20 di Giovanni verso 20 dice e detto questo mostrò loro le mani e il costato e i discepoli veduto il Signore si rallegrarono allora che possiamo dire qui questo è un gruppo messo insieme allora ora partiranno adesso hanno capito, sanno tutto e benedetto Dio, ora Gesù ha parlato a tutti, cosa ha detto? Andate, ammaestrate tutti i popoli e continuate a fare discepoli. Ma guardiamo che cosa dice in, nel capitolo 21, verso 3. Questi discepoli sono uguali a noi. Giovanni capitolo 21 verso 3. Dopo che avevano capito tutto, guardate che succede. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca. E quella notte non presero nulla. Signore aiutaci. È eh? tutto chiaro. Avevano capito tutto. Come noi facciamo? Voleva restare sulla mont sul Monte della Trasfigurazione. Andiamo a una riunione giovanile. Uh, vogliamo bruciare tutte le tappe. Andiamo ad una riunione oltre i 40. Si dice over 40, ma diciamo oltre i 40 anni. Oh, quanto è bello siamo stati tre giorni. Gloria al Signore, ora che torniamo a casa abbiamo capito. Dobbiamo evangelizzare, dobbiamo vivere una vita più consacrata. Guardate che cosa succede. Questi sono i discepoli che hanno toccato a Gesù: Signore, aiutaci. Cosa fanno? Che direzione prendono? Questi prendono la direzione di tornare a pescare. Va uno, vanno pure gli altri. E poi che dire degli altri che si trovano in viaggio? Quelli che camminavano sulla via di Emmaus, erano confusi pure quelli. Ma come tante riunioni non riusciamo. Il Signore bisogna seguirlo da vicino. Non dobbiamo lasciare molto spazio, perché quando lasciamo troppo spazio ci si infilano altre cose dentro. C'è sempre una pressione di altre cose. Questi discepoli mandati da Gesù che dovevano evangelizzare il mondo non avevano capito chi era Gesù. Ma quando viene, sono passati otto giorni, forse non viene più, sì è vero l'abbiamo visto, ma adesso andiamocene a pescare. Guardiamo Gesù che cerca sempre di prenderci dal lato giusto. Guardiamo nel capitolo 21, dal verso 12 al verso 14 di Giovanni. Allora, erano andati a fare a pescare, abbiamo letto, vado a pescare, veniamo anche noi, uscirono, salirono nella barca, ma non presero nulla, non avevano preso niente. Signore aiutaci. Attenzione, quando tu ti allontani dal Signore non concludi nulla. Poni mente a questa cosa. Tu dici io stasera non vado al culto. Non è che stai a casa e fai qualcosa. Ti succede sempre qualcosa che dopo dici era meglio se andavo al culto. Hai una certa pigrizia verso fare le cose che il Signore ti dice. Vai per vedere e alla fine non hai combinato niente lo stesso. Il Signore ti fa sentire che devi fare qualcosa che ha un costo. Tu cerchi di recuperare e di risparmiare. Fai per vedere di quel che hai risparmiato, non ti resta nulla perché ci manca la benedizione di Dio. Quando tu cammini con Lui, senza muoverti molto, fai molto di più. Quando tu metti il Signore al primo posto, tante cose funzionano perché vengono coinvolte dalla benedizione divina. Noi dobbiamo imparare che se il Signore deve avere il primo posto, Deve avere il primo posto perché quando noi pensiamo di recuperare, di risparmiare, di saper fare, non facciamo granché. Vedete, guardiamolo insieme. Andarono a pescare, lasciarono, avevano lasciato quello che il Signore gli aveva detto, passarono la notte, si impegnarono, stanchi, consumati. Ma cosa portarono a casa? Niente. Se tu non prendi i giusti provvedimenti fino al, fino de, al fine della tua vita, perdi le cose terrestri e le cose del cielo. Oggi è giusta questa riflessione che arriva dalla parola del Signore per farti comprendere e farmi comprendere che il Signore deve avere il primo posto, perché nel verso 20 del capitolo 20 ti voglio, ti voglio, ti voglio dire... 20-20 Giovanni, riepiloghiamo per un attimo perché forse hai avuto qualche distrazione. Pace a voi e detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. E euforia! Oh gloria a Dio, sì sì, adesso, ah, pure, pure Tommaso eh, è veramente resta, si è convinto, gloria al Signore, e si è convinto, hai visto Tommaso, te l'avevo detto io, la testimonianza, come cala la pressione, un poco come la febbre, cala la pressione dell'allegria perché si sono rallegrati e prendono una decisione diversa. 21.3 questa è proprio l'immagine nostra, non è che stiamo criticando i discepoli, meno male che ce l'ha scritta queste cose dentro, così ci rendiamo conto. Simone Pietro disse loro, vado a pescare, rallegrati tutto, avevano dimenticato che gli aveva detto il Signore. E adesso che cosa gli disse? Ma Pietro, ma noi il Signore ci ha detto di fare qualcosa, dai che ci ha lasciato una missione importante, dai Pietro. Possiamo andare a disperderci, ma ti ricordi, siamo andati a evangelizzare, e succedevano cose dell'altro mondo quando siamo andati, poi ci ha lasciati, che facciamo? D'accordo pure gli altri, a fare niente, sembra la, la legge del, eh, del, del, dello sfaticato che dice se ti viene la voglia di fare qualcosa, siediti, aspetta che ti passa. Se vedi qualcuno che non fa niente, aiutalo. Signore, così siamo noi. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca. E quella notte che cosa fecero? Non presero nulla. Guarda che questo è importante. Ci sono dei principi che ci aiutano a capire che noi quando evadiamo dal compito, da quello che ci affida il Signore, tieni presente. Che ti dà sempre l'impressione, adesso non so se si fa ancora, una volta c'era l'albero della cuccagna, era un palo che ci mettevano del grasso, della sugna, e poi bisognava arrampicarsi per prendere sopra il regalo. Ma si scivolava sempre, era difficile da arrivarci. Così facciamo noi. Come possono cambiare le cose? Loro erano andati a pescare. Avevano passato la notte e non avevano pescato nulla. Ma guardiamo insieme che succede nel capitolo 21, verso 12 a 14. Meno male che c'è Gesù sorella, meno male che c'è Gesù fratello. Quando arrivarono sulla spiaggia, Gesù disse loro, venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli ardiva a domandargli chi sei, sapendo che era il Signore Gesù venne, prese il pane e lo diede loro e il pesce similmente. Oh, loro erano andati a pescare, Gesù era stato sulla spiaggia, loro avevano passato la notte, non avevano preso nulla. Gesù aveva già preparato il pesce arrostito. Guardate, con Gesù è un'altra cosa. Signore, aiutaci. Io spero e chiedo allo Spirito Santo che metta nei nostri cuori il fatto di quando dobbiamo decidere di non allontanarci da quello che ci indica il Signore, perché perdiamo il tempo sulla terra. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Allora adesso che cosa dice qua? Qui entra una riflessione maggiore. Guardiamo il verso 12. Venite a fare colazione. Ma quando arrivano là, vicino a Gesù, acquisiscono una conoscenza particolare. Cosa hanno fatto loro? Niente. Cosa ha fatto Gesù? Ha preparato la colazione, tanto che li mette in difficoltà. Li mette in difficoltà in che senso? Che senza parlare il Signore. Il Signore senza parlare. Aiutaci Signore. Il Signore, senza parlare, fa cose grandi, ma mette in difficoltà i discepoli. E ognuno dei discepoli, ardivano, si sentivano in difficoltà perché si ritrovavano davanti a colui che gli aveva ordinato qualcosa. Sorella, ascolta bene, questa è una scena che è esattamente la mia e la tua, che molte volte quando vogliamo andare al Signore, che Lui ci colma di beni e ci dà delle risposte a nostra insaputa, restiamo sbalorditi nel dire, Signore, ma tu mi avevi detto di fare un'altra cosa e io sono venuto meno. Una volta mi alzai la mattina, tanti anni fa, trent'anni fa, e non riuscivo a parlare. Non riuscivo a parlare. Pensai fra me, oh ma che è sta cosa. Io vedevo spesso amici che gli facevano il buco in gola e cominciava proprio senza la voce. Ho detto, oh, è arrivato il mio turno. Per parlare con la mia famiglia dovevo battere le mani, potevo solo muovere le labbra ma non usciva la voce. Ho detto oh, stavolta. Mi ha tolto la voce. Che devo fare, Signore? Non ti posso neppure lodare più. Mi avevi dato tante possibilità, non le ho sapute sfruttare. Signore, aiutami, Signore, aiutami. Quando chiamavo i figli facevo così, mia moglie si avvicinava e si muovevano solo le labbra. Dentro di me sentivo che qualcosa doveva accadere la notte ebbi una visione sogno un sogno visione c'erano tre o quattro persone non si vedeva bene il viso bianche sedute a un tavolo e qualcuno in mezzo a quelli mi disse guarda che qua c'è Gesù e io ho detto c'è Gesù in questo sogno visione ho detto Signore Gesù hai fatto tanti miracoli vedi io non riesco a parlare aiutami lui mi disse non è quello che pensi tu io ti voglio dire una cosa non dimenticare le cose che ti ho detto di fare e finì lì la mattina mi sono alzato, non resistevo dal raccontare questo sogno a mia moglie e ai miei figli. Li ho chiamati in ufficio perché dovevamo stare vicino per parlare. Ho detto stanotte mi è capitato questo. Il Signore mi ha detto non temere, non ti preoccupare, però ricordati le cose che io ti ho detto di fare. E sapete, sai sorella, fratello, partii senza voce, mentre stavo raccontando quello che il Signore mi aveva detto, tornò la voce esattamente come la senti ora. Mentre stavo comunicando, partì in un breve spazio di tempo, si sarà stato di qualche minuto, sì e no che avevo cominciato. Mentre stavo per testimoniare di quello che mi era accaduto la notte, la voce ritornò. Cosa mi ha lasciato il Signore? Mi ha lasciato un ricordo profondo, ma una, una parola potente. Non dimenticare di fare quello che io ti ho detto. Cosa mi ha detto? Di predicare l'Evangelo. Signore, aiutaci, venite a fare colazione. E niuno dei discepoli ardiva a domandargli chi sei, sapendo che era il Signore. Loro non avevano preso niente, ma il Signore ha provveduto. Quando seguiamo il Signore da vicino è qualcosa di speciale. Andiamo al verso 13. Io vado un po' calmo perché ti resti in mente, ci resti in mente. Gesù venne e prese il Padre e lo diede loro. E il pesce similmente, guardiamo al prossimo verso, 14, questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Ma che cosa successe dopo? Allora capirono, allora lì, certe volte il Signore ci parla anche quando non parla. Guardiamo in Marco 16,15 che cosa dice. Ricordarono che cosa dovevano fare. Il Signore oggi sa che cosa fa, ricorda pure a te che devi fare. Perché non c'è un credente, non ce n'è uno nel mondo che ha incontrato il Signore e il Signore non gli ha detto di fare qualcosa. Può essere anche lavare il gabinetto della Chiesa può essere il Signore quando ci chiama non ci lascia in ozio disse loro allora, andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo ad ogni creatura avevano capito guardiamo nel verso 20 dello stesso capitolo quando noi ci muoviamo egli si muove insieme con noi e quelli <ride> Grazie Signore, aiutaci Signore, che bello vedere l'Evangelo quanto, quanto è caro, quanto è speciale. Questi pellegrini, questi credenti di altri tempi, credenti come me, come te, avevano capito in quel momento e da quel momento in poi cominciarono a fare qualcosa, ma guardiamo quanto è grande questo verso. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto Ah, guarda che se tu non ti muovi nel fare quello che ti dice il Signore, tu non vedi mai l'opera del Signore, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Ci sono dei credenti che si fermano al verso 15. Leggiamo il verso 15 così ti rendi conto. Ascoltano ma non partono. Sono dei credenti alla Tommaso Maniera, sì. E poi si lamentano che devono toccare. Cosa vuoi toccare? <ride> Cosa vuoi toccare? Quando Gesù parla... Noi dobbiamo toccare solo una cosa, prendere la parola ed eseguire, perché quando lui parla è già un ordine. Ti porto un esempio per farti comprendere. Dio disse a Giosuè, sii sì forte, fatti animo, perché nessuno starà a fronte a te e tu farai tanto. Te lo traduco a modo mio, ma voglio dire quello che dice. Quando vai nel verso 9 del capitolo 1, dello stesso capitolo che ha detto nel verso 6, sii forte, a modo di incoraggiamento, nel verso 9 dice, non te lo io comandato, sii forte, fatti animo, come dire, il consiglio che io ti ho detto prima è già diventato ordine e tu lo devi fare. Quando Gesù dice andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, è già un ordine, è già ordinato che tu devi vedere qual è il tuo ruolo. Guardiamo al verso 20. Avevano capito chi era Gesù e se ne andarono a predicare dappertutto. Qui è importante, io non so come te lo posso spiegare. Quando tu ti metti in moto, Dio cammina con te. Quando tu sei impoltronita, impoltronita, pigro, vuoi parlare, ma cosa vuoi dire? Perché l'opera del Signore sta abortando. Tutto quello che il Signore ha messo de dentro di te è abortito. E non hai più, hai solo dei ricordi quando il Signore lo hai incontrato. Questi pure avevano dei ricordi, ma non avevano visto l'opera del Signore. Quando partirono, allora cominciarono a vedere, operando il Signore con essi e confermando. Loro dicevano e quel che dicevano veniva compito conformando la parola con segni che l'accompagnavano. Benedetto sia il Signore. La parola del Signore è accompagnata con segni, prodigi e miracoli. Quando noi la proclamiamo, essa ha una sostanza potente, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. L'ha affidata a coloro che... Non che credono e stanno seduti, perché chi crede e sta seduto farà la fine di Tommaso. Resta un credente semicredente che vive delle testimonianze degli altri. Qui invece cominciano a vedere le testimonianze, loro li vivono, si susseguono. Più vanno avanti è più è come una mietitrebbia che davanti viene mietuto il grano e le ruote passano dietro. Il raccolto arriva prima che ci arrivano le ruote. La proclamazione del Vangelo è una potenza, è un potere divino. Voi riceverete potenza, dice in Atti 1:8. Quella parola vuol dire riceverete dinamite, spezzerete col potere dello Spirito Santo, smantellerete le forze dell'avversario e io accompagno la parola, operando il Signore con essi e confermando la parola con i segni che l'accompagnano. Tu direi stamattina, ma io sono anziano, che cosa posso fare? Quello che non puoi fare tu, aiuta gli altri a farlo se uno ha la macchina tu ci metti la benzina se uno è forte che può camminare tu lo sostieni perché va. Così era, così era sostenuta anche l'opera di Gesù se leggi nel Vangelo di Luca nei primi versi trovi che delle donne si erano messe insieme e sostenevano con i loro beni la missione di Gesù se non puoi fare l'una fai l'altra però la benedizione del Signore ti viene addosso quando tu cammini col Signore. Se tu resti per strada, non hai la forza di mantenere viva la testimonianza perché è il continuo sviluppo dello Spirito Santo nella tua vita che enercizza il tutto. È un poco come quelle trebbie antiche, eh? bastava la puleggia del trattore che faceva circolare tutta la trebbia che funzionava. Quando tu sei attivo nell'opera del Signore, sei presente e cammini, tutta la trebbia funziona. Ci butti i covoni e ne esce fuori il grano, perché l'ingranaggio funziona. Sai quando non funziona? Quando il trattore che sei tu resti fermo, la trebbia resta lì e non produce né grano e né niente arrugginisce ed è solo da buttare via vogliamo pregare il Signore perché hai capito molto bene perché questa è la realtà di ognuno di noi i discepoli erano di carne come noi e ci hanno fatto un filmino stamattina per farci capire che se noi non ci muoviamo restiamo dei credenti arrugginiti come quei pezzi di ruggine, di pe, quei pezzi che trovavamo mentre zappavamo 30 anni fa, 40 anni fa. Trovavi un coltello che si chiudeva, ma era arrugginito e non potevi tagliare niente. Una volta era un coltello, ma poi era arrugginito. Il Signore non vuole che camminiamo, non si, siamo arrugginiti, ma vuole, credenti che andiamo a predicare dappertutto, perché quando tu lo fai, il Signore opera con te, quando tu predichi, il Signore salva, quando tu imponi le mani e preghi per la malattia, il Signore guarisce, quando tu scacci i demoni, il Signore li fa correre, perché è il potere divino che entra in azione, perciò ci dobbiamo mettere all'opera, e il Signore ci ha parlato stamattina, prendendo quelli che noi riconosciamo che erano dei discepoli, che sono stati, adesso siamo noi discepoli che se non stiamo attenti, siamo uguali a loro, però poi capirono. E il Signore ci ha fatto capire pure a noi stamattina. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Preghiamo insieme il Signore. Signore, ti ringraziamo per la parola che Tu ci hai dato e ci hai mostrato un filmino di credenti come noi, di carne di altri tempi. Che si erano sgonfiati, erano scesi di pressione e volevano rifare il loro mestiere. Ma tu, che hai cura di ognuno di noi, ci hai fatto vedere come per dire: tornate al posto dove siete stati chiamati e vedrete la mia gloria. Perché io sono lo stesso, dice la parola del Signore. Gesù Cristo è lo stesso. Ieri. Oggi è in eterno e non cambia. Signore, aiutaci in questo giorno. Attiva qualche cuore, il mio cuore ed altri che insieme possiamo dire, Signore, io voglio sperimentare ogni giorno la tua presenza e voglio vedere la tua gloria all'opera. Grazie per la tua parola, Signore. E incoraggia ogni sorella, ogni fratello per fare meglio la tua volontà. Per Gesù te lo chiediamo, o oh Dio Onnipotente, e per Gesù ti ringraziamo perché sappiamo che la tua parola sa penetrarci. E anche abbiamo visto quando tu non parli per i risultati che tu ci fai vedere, ci mantieni in silenzio, ma comprendiamo. E tu ci hai fatto comprendere stamattina e noi ti ringraziamo. Amen. Amen. Ti voglio raccomandare quattro cose come sempre per crescere nella fede. Leggi la parola del Signore perché poi ti parla, mettila dentro, prega più volte al giorno. Benedetto sia il Signore. Testimoni a qualcuno che hai preso a cuore che vuoi fare la volontà del Signore, vuoi camminare con il Signore. E vuoi cominciare a fare qualcosa, Comincia a chiedere al pastore: Che posso fare? Io vorrei fare qualche cosa, dimmi che posso fare. Ma puoi farla veramente, non ne parlare solo. E segui gli insegnamenti che ti vengono dati ogni giorno da parole di vita. Vai anche in chiesa, se frequenti una chiesa fallo, però non so quale chiesa raccomandarti. Sai perché non posso raccomandartela? Perché il Signore ha salvato molte anime attraverso questa missione e quando ho dato indirizzi di pastori che sono andati a casa a visitarli, anziché dire grazie al Signore che il Signore sta operando, hanno detto non dovete seguire parole di vita perché fanno cose strane e guardate, questa è la vergogna più grande che esiste. Che buona parte dei programmi sono di quei stessi pastori che hanno raccomandato e raccomandano ai credenti di non ascoltare parole di vita. Perciò ti dico: ascolta parole di vita e segui negli insegnamenti, perché ci sono migliaia di pastori che ogni giorno si aggiungono chiamati dal Signore per portare avanti questa opera, perché è l'opera che Dio ha voluto e lui stesso chiama chi deve portare programmi di edificazione per la chiesa pace Dio ti benedica